Buongiorno ragazzi, benvenuti nell'ultimo vlogmas di quest'anno. Siamo giunti alla fine. Oggi molto frivolo, molto tranquillo, con sprazzi di emozioni a tratti contrastanti, ma va bene, insomma, ve lo beccate. Oggi abbiamo un bel po' da fare. Tra l'altro sta arrivando appunto da giù dalla caserta anche la mamma del fidanzato di mia sorella. Quindi poi sarà, insomma, bello, bello, bella piena l'atmosfera, ecco, non so come altro spiegare. Quindi ecco, la situazione è un po' così, io mi sono svegliata con un mal di testa lancinante e infatti quando ho mal di testa non riesco neanche a tenere gli occhi aperti, sto tipo così, cioè mi sento tutta... Ah! Mi sono presa qualcosa assolutamente perché oggi altrimenti non riuscivo a fare nulla, quindi staremo a capire. Poi appunto devo lavarmi i capelli, devo anche lavare i cagnolini, in teoria... Perché avevo detto lo faccio, sì, però non lo so se riesco a farlo a questo punto. E poi appunto dobbiamo andare in cucina, soprattutto per cominciare a preparare tutte le cose. Noi di solito il 24 siamo la sera a casa di mia nonna, che è la mamma di mia mamma. Siamo tantissime persone, cercherò di farvi vedere qualcosa stasera, ovviamente. Ci sono tanti bambini ormai. Quasi ogni anno... Abbiamo un nuovo membro aggiunto, diciamo. Quest'anno in realtà purtroppo no, sarebbe potuto essere, ma no. E mi dispiace tanto per questa cosa, ma vabbè, non ne parleremo perché, ripeto, è una cosa che è successo nella mia famiglia, ma non è successa a me, quindi non è importante, ecco, che voi la sappiate, però ecco, è successa una cosa non troppo bella. Vedremo l'anno prossimo cosa ci riserverà il futuro. Se un anno fa mi aveste detto quello che io ad oggi so che ho fatto e che mi ha portato al giorno di oggi, non so se ci avrei creduto, quindi non so se voglio sapere cosa succederà da qui a un anno. Detto ciò, finisco di editare il video, altrimenti non esce più perché ho parlato tantissimo e noi ci sentiamo più tardi, anche perché penso che poi ovviamente pranzerò e poi comincerò tutte le questioni, lavaggi, non lavaggi e bla 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 bla. Dobbiamo aprire l'ultima casellina dell'avvento qua del calendario, che ovviamente è la numero 24, quindi mostrati per quello che sei senza filtri, amico. Non oggi, mi sa. Wow, ragazzi! Io devo assolutamente dare a Fra se riuscissi mai a prenderlo. Questo qua è il gloss, quello plumper. Noi di solito facciamo, ovviamente, da tradizione, credo sia più una cosa cristiana che altro, ovviamente, per tutto legato poi alla questione carne non carne. Appunto, noi non la mangiamo il 24, quindi è tutto base di pesce. Quindi devo vedere, non mi faccio un uovo, dovrei avere l'insalata, vediamo cosa esce fuori. Ho messo la cipollina qua che mi ero scordata di aver preso. Va bene, non è anche un bambino. Nel mentre, cosa abbiamo ricevuto? Anche un Merry Christmas, tiè, beccalo qua. Dovete sapere che Amaro non si lamenta mai di niente. Quindi a volte no, apriamo la finestra del giardino e lui è rimasto fuori e nessuno l'ha sentito. E io in tutto ciò mi sono lavata i capelli. La prima volta che l'ho fatto nel lavandino nuovo, che è molto più basso rispetto a quello che avevo prima, quindi è stato un po' mezzo parto. Infatti stavo vedendo su Amazon di prendere tipo questa cosa qua, che è il doccino per il rubinetto. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha, cioè credo sia universale. Lo attacchi, lo stacchi, certo non potrei tenere sempre attaccato, però vabbè. Così sarebbe stata un'idea. Detto ciò, quindi adesso mi asciugo appunto qua. Non ci dovrei mettere tanto perché veramente ormai ho tipo tre peli in croce. E poi finalmente potremo iniziare a cucinare quando mia madre finisce di mettere un attimo a posto la cucina, che adesso stanno tutti a prendere caffè, non caffè e bla bla bla. Ho usato uno shampoo nuovo che non mi piace per niente, infatti c'è mai più proprio mai. Mi ha lasciato i capelli tutti secchi, cioè vi giuro, mai successo di lavarmi i capelli e sentirli così, ma neanche stoppacciosi o pagliosi, perché quello poi dipende anche un po' dalla texture, no, del capello, eccetera. Proprio sembra come se ci sia sopra del gel, cioè vedete quando mettete il gel sui capelli e poi li pettinate, c'è cioè quella sorta di frizione strana. Spero dopo piastrandoli che si ammorbidiscano un po', perché non riescono neanche a passarci tipo la mano in mezzo, per intenderci. Sto impazzendo, non mi va di rilavarli, ovviamente. Inizia la missione tartine, anche se non ho ben capito cosa bisogna fare, perché lo sa lei. quelli col pane? Ma che cosa ti sei messo? Che mi sono messo? Aiutatemi a dire. Aiuto. Allora, Il quindi primer. serve il pane, giusto? Eh certo. Quelli come li devi fare? Con i gamberetti e... Salmone. Gamberetti, maionese, salmone. No, so di come... Philadelphia. Noci. Allora, qui sto iniziando a preparare intanto già le cose per domani anche. Devo fare delle sorte di tipo mini quiche. Poi c'è da riempire questo. Dobbiamo fare l'impastino col tonno. Bisogna fare le formine. Voi dovete fare le formine a questi.
questo, questo. Allora, cominciamo. Una. Due, tre, quattro, cinque, sei. Ora devo solamente attaccare la piastra e iniziare questa missione. Non vi ho fatto vedere cosa abbiamo fatto in cucina, ve lo faccio vedere dopo che li porto a casa di nonno. Dispongo tutto, ci ho anche messo un po' di cuore e mezzo perché mi mancava una cosa. Quindi ora makeover, capelli prima di tutto. Capelli stirati, quindi adesso è il momento make up. In realtà non è che so proprio benissimo cosa voglio fare. Penso che lo terrò abbastanza sul naturale, perché poi anche noi che facciamo make up pubblichiamo video che facciamo mille cose e non sappiamo mai cosa fare. Qua adesso faccio tutti i miei passaggi. Credo metterò anche queste cigliette finte qua di Daiso. Che cuore amaro che mi viene. E poi vi faccio vedere alla fine, perché più che altro se sto qua insieme a voi mi metto a parlare eccetera, non la smetto più. Questo qui è il look finito. In realtà è il mio solito, con qualche attenzione in più sul glitter, diciamo, sulla brillantezza. Quindi ora mi vesto, mi sciolgo il capello qua e poi faccio vedere anche l'outfit, anche se penso non abbiate dubbi e che ovviamente sia tutto nero. Ho messo questo vestitino che è di Zara, il cardigan, questo lungo, anche se giusto perché questa è maniche corta, ma penso che per quanti siamo in questa casa probabilmente a un certo punto mi spoglierò. Poi ho messo le calze e gli stivaletti, quelli che ho preso su Asos. Quindi cappotto e si va. Allora siamo arrivati qua, stiamo preparando tutto. Mia nonna che sta pulendo. Siamo pronti. Che hanno preparato qua? Ai gamberetti. Ragazzi, ho solo un problema con i capelli. Cioè, quando li lavi li piastri subito, questo è il risultato. Allora, non vi ho ripreso niente. Qua sono andata a giocare un attimo con i bambini e mi ritrovo così. Si sono mangiati tutti gli struffoli. Voi. Mi parlo, è finito. Ora stiamo aspettando Babbo Natale. Ve lo devo dire. Eccoci. Oh. Ma da che parte arriva? Eccolo, ah, ma passa prima così e poi riesce. Ecco di qua. Sento queste corna dietro la luce. Questa scena non me la guardo. Ma da dove è arrivato questo? Annegherò la mia disperazione in un cibo. Belli tempi quando i regali arrivavano anche a te e ti regalavano tipo il DS. Ragazzi, comunque io facendo un mukbang nel corso della dei regali di Natale. Vi siete mai sentiti così? Io sì. Devo ridere io o dovete ridere voi? No, noi. Farmi provare questa accesa, eccola qua. Tra l'altro guardate che carina, cambia tutte le luci. Credo forse vi girerò qualche clip anche domani. Allora, per il giorno di oggi ho fatto mille corse perché stavo finendo di cucinare. Quindi buon Natale. Ho i capelli da pazza, ma cioè sono da pazza ma allo stesso tempo mi piacciono. Questa cosa è assurda. Make up di oggi così, più naturale ancora di ieri, perché proprio ho messo il fondo cushion, neanche ho messo il correttore, ho messo l'eyeliner. Dove vai? È fuggita. Vabbè, nessuno vuole. Sembra che sto passando questi giorni da sola, ma in realtà è pieno di gente, non vi preoccupate. Comunque, abbiamo scartato i regalini. Ragazzi, cioè, io non so se vedo cose ovunque, ma anche oggi abbiamo una pochette con scritto Dreamer in qualche
strano modo. Mettiamo tutto da parte per un futuro migliore. Mi sta scoppiando la testa, cioè letteralmente ho due chiodi fermi qua. Da ormai quanti giorni sono che ve lo dico? Non passa più ormai. Spero poi dopo questi giorni ecco di riposarmi. Anche oggi in realtà non abbiamo mangiato tantissimo, però ho mangiato i tortellini, quello sempre la tradizione. Volevo farvi vedere una foto di me e mia sorella da piccole. In realtà mia nonna ha qua tutte le foto di noi da piccole, noi nipoti. Questi siamo io e mio padre. Poi questo ad esempio è un bigliettino che avevo scritto a mia nonna, penso quando avevo 11 anni forse. Credo sia stata la prima volta che le ho scritto proprio ti voglio troppo bene. Le cose verbali e affettive, ecco, mi viene un po' difficoltoso. Poi questa è un'altra piccola mini me. Qui siamo io e mia sorella, non so come farlo vedere, forse così. Anche qua è mia nonna, qui con mia sorella. Comunque il mio outfit di oggi, ragazzi, il colore come sempre regna. Ieri a me mi ero impegnato, ho messo il vestitino. Oggi vi faccio vedere l'allegria portami via. Proprio in tuta oggi, scarpe da ginnastica, yeah. Poi faccio un po' fare un giro, anche se ormai abbiamo mangiato tutto, abbiamo scartato, ci sarà un po' di disagio. Ah, qua nonna sta ancora scartando. Eccoci qua. Io mi sento così. Qua c'è un po' un disastro, ciao, a salutare. E qua ci sono tutti i vari rimasugli. Questo era buonissimo. Prendete noi... Sì, ve l'ho fatto il vlog quando siamo andati a casa a Scanno, abbiamo casa in montagna. Questo viene da là, ma è buonissimo, con i frutti rossi, mai mangiato. Qui ci sono un paio di rimasugli delle mie tartine. Nessuno ha voluto questo rimasuglio che ho fatto così al volo col pesto. Però ho fatto anche tipo dei cestini di broccoli e salsiccia. Quelli erano buoni. Io continuo a dire, chi mi si prende? Fanno affare! Qua cosa è rimasto? Un contornino, del polpettone... Qua ci sono i tortellini che hanno portato da Bologna. Tra l'altro, ieri sera, aspettate che torno qua che c'è meno casino. Ieri sera, appena sono arrivata a casa di mia nonna, che erano circa le 8 forse, hanno trasmesso il Grinch in TV. Quindi ho perso il Grinch in TV, ma credo lo riguarderemo o stasera o comunque nei prossimi giorni. No, forse stasera, perché poi mia sorella... va appunto a casa in montagna e rimangono là fino a Capodanno. Io poi questi giorni ho altre cose da fare e basta. Per adesso è tutto, vi ho riassunto un po' quello che abbiamo fatto, che non ho fatto in tempo appunto perché poi sono arrivata per ultima. Sono 2 anni che arrivo in ritardo e arrivo per ultimo e tutti che mi aspettano. Dopo tornerò a casa e morirò da qualche parte perché sono veramente stanca. Cioè non so se riuscite a dedurlo dal mio sguardo, ma io lo sento proprio. Non vi spaventate per questo piccolo salto temporale. Per lo stato della mia faccia, appena finito di fare la skincare, sono tutta rossa, tutta che sembra un ticcia, ma ripeto, è idratazione. Anche ho la pelle secchissima questi giorni. Detto ciò, stavo editando il video, esattamente quello che state vedendo adesso. Mi sono resa conto che non c'è una chiusura vera e propria finale e non penso di riuscire a caricare un altro video prima dell'ultimo dell'anno. Quindi perdonate lo stato, sarò orribile oscena, ma non fa niente. Come vi dico sempre, siamo amici, condividiamo la nostra vita. Non siamo carini tutti i giorni, purtroppo. È il 28 oggi e sono le 22:08. Quindi volevo fare un po' una chiusura di quest'anno. Ecco, come vi ho detto anche all'inizio di questo video, se mi avessero detto cosa avrei fatto durante questo 2022, è stato un po' il mio anno in qualche senso, se vogliamo. Come sapete, io sono nata il 22, è l'anno della tigre, che è il mio segno cinese. Insomma, una serie di cose. Non vi mentirò e non vi dirò che ovviamente è andato tutto bene, perché sono successe tante cose brutte, tante cose di cui purtroppo non posso parlarvi, tante di cui credo proprio non vi parlerò mai. Però sappiate, ecco, che adesso più o meno, a parte la mia salute mentale che è vacillante a tratti, va tutto bene. Per dirvi, non mi sarei mai aspettata quello che ho ricevuto in quest'anno, le cose che ho fatto. Spero vi sia piaciuto anche a voi, perché ovviamente il mio canale, soprattutto su YouTube, ha preso totalmente una direzione differente da quello che era. Penso ve ne siate accorti tutti, ovviamente. Ci sono tanti nuovi iscritti, come penso se ne siano andati anche tanti, perché è normale e sarebbe ipocrita dire sicuramente non è successo. Spero di avervi fatto conoscere posti nuovi, avervi fatto vivere realtà differenti. Abbiamo viaggiato tantissimo insieme quest'anno. Mi è piaciuto tantissimo potervi portare insieme a me, perché so che ovviamente sono cose, sono esperienze che non tutti possono effettivamente fare, quindi tanti appunto non capiscono che parte del mio lavoro è condividere quello che faccio e uno non lo fa per
spiatterarlo in faccia agli altri. Anzi, è proprio un coinvolgervi in quello che faccio, quindi se vi è arrivato questo messaggio vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro, altrimenti mi dispiace, l'anno prossimo cercherò di fare ancora meglio. Ho lavorato tantissimo, sono stata molto 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 dietro ai video. Purtroppo non sempre il lavoro che c'è dietro viene poi ripagato nel giusto modo, però questo è un settore che va così, nel senso, lo sappiamo, lo sapete. E ok, noi cerchiamo sempre di dare il meglio, di fare meglio. Quindi appunto spero di avervi tenuto compagnia quest'anno, di avervi fatto passare anche solo un momento bello, se magari eravate tristi o avevate pensieri, cose, e avete aperto un mio video per stare un po' più rilassati e spensierati. Quello sarebbe il goal più grande per me, sinceramente. Quindi fatemi poi anche sapere nei commenti. Per quanto riguarda l'anno prossimo, abbiamo in progetto tantissime, tantissime cose. Mi piacerebbe potervele dire tranquillamente. Quando sarò più tranquilla e avrò non tanto le idee più chiare, perché io ho le idee molto chiare, quando avrò la certezza di cose più grandi di me, perché come sapete vi dico sempre, io vi posso parlare per le mie cose, non è sotto il mio controllo, non mi piace dirvi le cose troppo prima. C'è in ballo una cosa ovviamente molto grande che cambierà sicuramente tantissimi aspetti della mia vita, e quindi di conseguenza quello che vedrete e quello di cui parlerò, come ne parlerò probabilmente. E rivedremo questo video, queste clip tra un anno e o rideremo o piangeremo, nel senso, è un po' una cosa di cui spero di potervi parlare molto 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 presto, perché voglio confrontarmi anche con voi e portarvi in questa cosa che chiameremo cosa a 360 gradi, proprio per farvi capire che sarà proprio una sorta di diario. Quindi ecco appunto, da qui a un anno, il prossimo 28 dicembre 2023, che tra l'altro non vorrei essere scurrile o volgare, ma come si suol dire, 23, bucio di pesca, aiutami te. Quindi come dire, i presupposti ci sono, speriamo sia così. Sono, ripeto, molto contenta di aver potuto condividere tante delle cose che ho fatto con voi. Come mi piace sempre ribadire, siamo una squadra, siamo un team ovviamente, io lavoro per voi, voi tra virgolette lavorate per me, nel senso che mi supportate, questa cosa la sento sempre, quindi vi ringrazio. Non vorrei commuovermi, questi giorni sono già particolarmente emotiva. Quindi chiusura, il primo video che vedrete quest'anno sarà un po' un mix di cose, perché a Capodanno, quindi tra qualche giorno, vado da Ross giù a Napoli. Sarà la prima volta che faccio Capodanno dopo tanti anni, perché come sapete, avendo tre cani, ovviamente sono sempre stata con loro. Avere tre cani è una responsabilità come un sacrificio in alcuni casi, quindi ovviamente non mi è mai pesato, non sono poi una persona da party, lo sapete. Quindi però ecco, quest'anno abbiamo fatto questa cosa qui, quindi poi vedrete tutto quello che succederà, vediamo come riuscirò a montarlo, a metterlo insieme. Detto ciò, grazie ancora per quest'anno insieme, spero nei prossimi, non solo quello che viene, ma più in là possibile. Poi ripeto, chissà cosa ci riserverà la vita. Un bacio grande, buon anno, mi raccomando, divertitevi, quindi state attenti per favore, e vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo molto presto. Ciao.